Da 32 anni il rombo delle auto storiche del Gran Premio Nuvolari riempie Piazza Erbe a metà settembre. Partecipano alla gara di regolarità 312 equipaggi, un record arrivati da 17 paesi e alla guida di vetture di 48 marche diverse. Stiamo rivedendo. Molte le donne alla guida, come Margherita Tonconogi, argentina. Uno può fare una guida. È indifferente che guidi un uomo o una donna, ci dice, vince chi vale. Più di 100 le auto in gara costruite prima del 1939, la più antica una Bugatti 37A del 1927. Per me è la macchina più bella che sia mai stata prodotta. Comunque sia, pazzesca da guidare, è sincera. Mantova Corse e ACI, promotori della gara, hanno voluto celebrare i 130 anni dalla nascita di Nuvolari con un prologo serale nel cuore della città e con la partecipazione di una vettura del Museo Nazionale dell'Automobile. L'unica vettura al mondo che porta il nome di un pilota e porta il nome di Nuvolari. Questa è la famosissima CIS Italia 202 Spider 1000 Emilia Nuvolari. Tre giorni di gare, toccando Emilia, Toscana, Marche e Veneto per 1100 km.